Oggi è giovedì santo, un giorno davvero straordinario, bellissimo nella nostra vita di cristiani e anche per la vita del mondo, perché quello che avviene nei sotterranei della fede avviene per la vita di tutto il creato. E il giovedì santo è un giorno in cui noi facciamo memoria di qualcosa che in questi giorni ci manca, l'Eucaristia, una cosa che manca al cuore di molti credenti. Oggi, in questi giorni, che manca spesso in tante comunità che non possono celebrare l'Eucaristia ogni giorno, ma soprattutto non possono magari accedere all'Eucaristia per mesi, settimane. L'Eucaristia è il cuore stesso della vita credente, a livello pratico, perché è il Signore Gesù, con tutta la forza della sua Pasqua, che si dona a noi. È il nutrimento che guida la vita di chi crede, è la bevanda che dona la gioia, è l'incontro quotidiano, settimanale, periodico con la Pasqua del Signore Gesù. E dunque ci manca. In questi giorni possiamo anche partecipare, come magari molti fanno, all'Eucaristia che noi sacerdoti possiamo celebrare e che magari condividiamo con tante persone, ma non possiamo nutrirci fisicamente di questo pane e di questo vino, ma possiamo partecipare realmente, pienamente, al mistero della Pasqua attraverso la partecipazione alle liturgie. E quanto più noi le viviamo bene, quanto più noi partecipiamo, in qualche modo anche viviamo la comunione alla Pasqua col Signore Gesù, quella che noi chiamiamo la comunione spirituale, cioè la comunione nello Spirito Santo. Perché quando qualcosa ci impedisce di andare a Dio, Dio non ci fa mancare ciò che invece faremmo normalmente, come facciamo anche noi. Non facciamo mancare il nostro abbraccio, la nostra presenza alle persone a cui teniamo, alle persone che ci amano, che amiamo. Magari non possiamo abbracciarle, ma cerchiamo di fare sentire la nostra voce, la nostra presenza, il nostro affetto. E così anche Dio, figurarsi se si lascia vincere da questa difficoltà. E così possiamo fare una vera comunione spirituale in questi giorni. Possiamo cioè credere che lo Spirito Santo ci fa partecipi della comunione eucaristica, della Pasqua del Signore Gesù, anche se partecipiamo a distanza, anche se come popolo di Dio siamo un po' separati fisicamente. I preti da una parte, i celebranti da una parte e tutto noi, il popolo di Dio nella sua totalità, dall'altra. Dobbiamo imparare a saper scoprire che in realtà siamo un solo popolo unito dallo Spirito Santo. E questo è anche il giorno in cui possiamo scoprire una cosa di cui si parla poco, e cioè che tutti noi siamo sacerdoti per via del battesimo e che noi sacerdoti siamo a servizio del sacerdozio di tutti. Noi che possiamo celebrare l'Eucaristia, che possiamo annunciare con autorità a nome della Chiesa la parola di Dio, non lo facciamo perché siamo speciali, ma lo facciamo perché il popolo di Dio possa essere un popolo sempre più sacerdotale. Che vuol dire? Che sa donare tutto se stesso per la vita del mondo, che sa fare del proprio corpo, della propria vita, della propria anima, un'offerta piena, autentica, in comunione con l'offerta che il Signore Gesù fa nella sua Pasqua. Ed è per questo che si celebra l'Eucaristia, è per questo che noi insieme costituiamo un popolo, per essere nel mondo coloro che ripetono questo dono dell'offerta del Signore Gesù, fatto una volta sulla croce per tutti, e rinnovato nella celebrazione dell'Eucaristia, ma rinnovato soprattutto nella vita di ciascuno di noi, di tutta la Chiesa, quando noi siamo coloro che vivono da sacerdoti, offrendo tutto, soprattutto noi stessi, per la vita del mondo. E giovedì santo, dunque, è proprio questo mistero di un amore che offre tutto se stesso e che offrendo tutto se stesso, tutto rinnova. Ecco dunque, oggi puoi fare questo, puoi essere davvero un sacerdote. Offri tutto te stesso, tutta te stessa per il bene del mondo, per qualche persona in particolare e vedrai rifiorire dentro di te qualcosa di straordinario, di speciale. Sì, oggi il sacerdote che celebra nel mondo l'Eucaristia più radicale, quella dell'amore. E se vuoi,
partecipa anche a una delle celebrazioni che ci sono oggi in questa giornata, anche sul web. Puoi seguire anche sulla pagina della fraternità che poi ti indicherò qui sotto, ma puoi anche andare ovunque e, dopo aver offerto tutta la tua vita per il bene del mondo, partecipa all'offerta che attraverso le mani del sacerdote il Signore Gesù compie di nuovo sugli altari di tutto il mondo. Unisci la tua offerta alla sua offerta, perché il mondo possa essere davvero migliore in questa Pasqua, in questo giorno. Vivi con noi, vivi per tutti questo giorno. Ah, dimenticavo di invitarti a condividere questo video, questa piccola riflessione per vivere tutti insieme il Giovedì Santo, e ti invito anche a mettere un mi piace, a scrivere un piccolo commento qui sotto, perché possiamo condividere con tutti la bellezza di quello che stiamo vivendo.